troppo formale, professor Reina, per l'alto riconoscimento che ha avuto dalle autorità francesi, Stato francese, la Palma Académique, per i meriti culturali che ha avuto, per aver incentivato, incrementato, portato avanti la cultura francese. È chiaro che, come tutti voi sapete, la cultura l'abbiamo messa al centro della nostra azione amministrativa, è al centro anche della mia vita privata, quindi è con particolare piacere che sono qui in questo momento proprio per sottolineare il valore di questo riconoscimento, alto riconoscimento, e per riconoscere anche da parte dell'amministrazione proprio questi meriti a Silvia. Mi piace dire anche sottolineare, al di là della forma, perché a me le forme basta, non piacciono, e la cultura credo che sia sostanza, non solo forma. Mi piace sottolineare come lo sforzo di questa amministrazione dichiarato, e che avrà sviluppi anche proprio marcatamente culturali nei prossimi mesi, sia quello di fare cosa? Di far sì che la cultura non diventi l'azione amministrativa che fa cultura, o in generale il fare cultura non diventi semplicemente il proporre eventi culturali. Il vero passo culturale nuovo è il far emergere costantemente nelle nostre azioni private o pubbliche il dato etico e culturale. Il passo diverso è questo, perché abbiamo visto che il nostro paese, pur avendo, essendo dotato di menti eccelse, di capacità da parte degli intellettuali di elaborare altissime veramente costruzioni intellettuali e di pensiero, tuttavia poi è un paese che di questo non beneficia. È come se il paese fosse scisso, è come se il paese viaggiasse su due livelli: un livello teorico, quasi che fosse un appannaggio di chi non ha meglio da fare, fuori dalla concretezza, e un appannaggio più concreto che spesso viene rivenuto anche nell'azione politica o nell'azione di tutti i giorni. Questo non è assolutamente, ma la vera cultura, a mio avviso, a nostro avviso, è quella cultura che riesce a essere prassi quotidiana nel privato e nel pubblico. È proprio questo, altrimenti rimane pura teoria. Diventa frustrazione per chi elabora un pensiero che non vede mai una concretezza, diventa scontento, a volte non ben codificato, non ben inquadrato, da parte di chi si lamenta, i cittadini che si lamentano, il privato che è scontento della propria vita, ma non ha le coordinate per capire perché. La cultura non dà la felicità, certamente non risolve i problemi del mondo. La cultura però aiuta a capire, è la base per la risoluzione dei problemi privati e pubblici. Questo io ci tengo a sottolinearlo, perché ritengo che sia il passo indispensabile che oggi dobbiamo fare, altrimenti qualunque, anche la più alta elaborazione intellettuale, più alti contributi, vanno a finire nel nulla. Noi troppo spesso abbiamo festeggiato, ma molto dopo aver festeggiato abbiamo lasciato che le cose andassero per proprio conto. Il passo nuovo deve essere questo. Io approfitto di questa occasione per sottolineare questo punto. Ci torneremo, ribadisco, perché nelle nostre proposte culturali quest'anno si parlerà di questo, ma non anticipo nulla perché non è questo il momento. Io naturalmente approfitto dell'occasione perché confido che Silvia naturalmente il proprio forte lo dia. Cioè, già ovviamente lo dà, è insegnante, fa attività culturale eccetera, ma lo dia anche pubblicamente, diciamo, perché è una risorsa per Magenta, e io credo che qualunque amministrazione abbia un compito fra gli altri, quello di reperire in tutti i campi le risorse migliori e mettere a disposizione di chi? Non dell'amministrazione, ma della città. Questo è il punto. Perché messe a disposizione dell'amministrazione vuol dire messe a disposizione di una parte comunque, con magari l'inconsapevole scelta di chi c'è più fino o meno. No, la cultura è confronto motivato, e questa è la differenza, non è polemica sterile fatta di battute su Facebook, di tante cose che non stanno né cielo né terra e che soprattutto non vogliono dire nulla e che non sono certo cultura. La cultura è confronto motivato, che renderebbe meglio il confronto politico, renderebbe meglio il vivere civile, eccetera. Il nostro sforzo è questo. Confido che anche Silvia, per le sue capacità, per la sua cultura, contribuisca a questo, ed è un auspicio che io faccio per tutta la gente, perché Silvia è davvero una risorsa in questo senso. Prima questa, sì. No, infatti, no, io sempre paura di sbagliare, se mi conosco tutti sanno. Leggo, nonostante la mia giacchetta da tempo. Città di Magenta, le congratulazioni di Magenta alla nostra concittadina professoressa Silvia Minardi, che ha conseguito il titolo internazionale di Chevalier dall'Ordre del Palma Académique per il contributo importante reso all'educazione e alla cultura francese. Una cittadina del mondo, un orgoglio di tutta la nostra città.